Picchiava e maltrattava la moglie da tempo, ma è stato arrestato proprio nella giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Il 25 novembre scorso i carabinieri della stazione di Sedriano, assieme ai colleghi del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Abbiategrasso, hanno messo le manette a un 44enne italiano residente in città. L'uomo è accusato di maltrattamenti nei confronti della moglie, anche lei 44enne, ed è fortemente indiziato per i reati di minaccia grave e danneggiamento seguito da incendio. L'arresto è scattato dopo la denuncia della donna, che aveva raccontato le violenze e le minacce che subiva ormai da tempo e in seguito all'incendio doloso dell'auto di una parente della vittima. Le indagini hanno permesso fin da subito di raccogliere gravi elementi di colpevolezza nei confronti del marito. La stessa notte del rogo, infatti, i militari hanno trovato a casa del 44enne una bottiglietta d'acqua parzialmente bruciata e contenente delle tracce di benzina. L'uomo aveva anche delle bruciature sulle mani per le quali non era riuscito a trovare una spiegazione convincente. I carabinieri non ci hanno messo molto a capire che l'incendio dell'auto, che apparteneva alla zia della donna, era l'ennesima ritorsione del 44enne nei confronti della moglie. La vittima aveva infatti trovato rifugio proprio a casa della zia, dopo che si era allontanata dall'abitazione che condivideva con il suo aguzzino. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato quindi arrestato e trasferito al carcere San Vittore di Milano.